miei insegnanti io li ricordo tutti e avevano una visione molto moderna dell'educazione dei ragazzi, e cioè avevano capito che i ragazzi che fanno sport, come me appunto negli anni 80 ho fatto il liceo, avevano la capacità anche di organizzarsi le giornate in maniera molto razionale. E spesso vedo anche adesso i nostri ragazzi, quasi sempre i più bravi, sono anche quelli che vanno meglio a scuola perché riescono a ottimizzare i tempi e riescono, appunto, hanno una facilità nell'essere disinvolti nello studio e anche nell'apprendimento. È molto molto spiccata. Penso proprio anche per il fatto di mettere nel curriculum il loro percorso sportivo, schermistico, agonistico, ma anche non agonistico, abbiano qualcosa in più che può aiutarli anche quando presentano appunto un colloquio, si presentano a un colloquio di lavoro, li fa essere abbastanza recettivi e vivaci, ecco. A me piace molto leggere. 8 anni fa ho cominciato a leggere invece i libri di sport, grazie al premio letterario Memory Geremia. E per me è stata una grande scoperta, perché a volte quando fai sport ad un certo livello ti senti un po' fuori dalla normalità, ecco, della vita dei tuoi coetanei. E invece è importante anche capire, e per me è stato importante vedere quante persone che non conoscevo, diciamo al di fuori del mio ambiente, comunque abbiano avuto dei percorsi simili ai miei, e credo che sia importante, soprattutto per chi non fa sport, leggere questi libri per capire quanto ci sia e cosa ci sia dietro a un successo sportivo, o che difficoltà possono avere anche gli sportivi che sembrano sempre vincenti, invece in realtà nessuno nasce vincente, ci si costruisce, si fa un percorso, si superano degli ostacoli, ci si ferma, ci si rialza e ognuno ha una propria storia alle spalle. Lo sport è cultura perché è una parte fondamentale della formazione dei ragazzi, dei bambini, dei futuri cittadini, e lo sport ti insegna appunto la convivenza con i tuoi compagni, con le persone, ti insegna a fare squadra e ti dà una formazione non solo fisica ma anche mentale e soprattutto etica, perché impari a muoverti all'interno di certe regole e a rispettare anche delle regole non scritte ma che comunque, con il buon senso, capisci, servono per la convivenza, e questa è una cosa molto importante che secondo me al giorno d'oggi bisognerebbe appunto curare molto.